Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Cosa sorcio? Fatta? No, Wilbush, grazie davvero per il tuo sub. Grazie per essere tornato nella mia stalla. Grazie, bacini coreani per te. Grazie per la stream, okay, ragazzi. Excuse me? In tuo caso sei uscito allora, qui? Sei uscita un bannerino alle volte, se esce? Perché a me da averlo messo l'ho messo, ma non mi sembra che esca niente. Sembro dottor disrespect comunque, se mi faccio il baffo, il baffo, se mi faccio il baffo, non il baffo è venuto, questa è una cosa che mi viene istintiva a fare, ma è il ma baffo ovviamente. Benito tutti questi. No, non sta per quello. Bella, grande, grande relazione. Mongolo! Tu lo sei? No, dello stato della Mongolia, stato della Mongolia, ragazzi, attenzione. Non era inteso cioè, così, non era tu... inteso così. Vabbè, ho capito, zio, non è che non posso tentare il try e... perché non... Non ti capisco, non so perché lo stai facendo, ma dovresti smettere... Ah, ma c'è anche una canzone? Forse? Ah no, c'è il simbolo della canzone, ma non c'è la canzone. E poi chi ha taggato? Loredana per te, il maestro e Carlos... Ma è la cosa più randomica di che io abbia mai visto. Ma che significa? Perché? Così debotto senza senso. Vabbè, sì, abbiamo... Benito, che fai stasera? Frate, mi chiamo Gianmarco Tocco. Nato il 28 maggio 1994, ormai mi rifiuto di continuare a provare a far capire alle persone che è il 96. Che cosa? Come Alex? Torna indietro. Io pensa il mio livello di attenzione per non averlo neanche letto. Cioè, io sono proprio... Cioè, ormai TikTok mi ha distrutto. No, ragazzi, è il riferimento al fatto che... Questo è un punto di droga. Comunque io, una cosa così palese... La polizia non può avvenire la polizia. Ricky Carmozzo, bentornati. Se sincero, non l'avevo mai vista. Perché qui non è solo il disagio, ma anche la tranquillità con cui vengono svolte le più disparate attività illegali ad essere assurda. Stanno a fondo dei parrocchi. Let's go, Ski! Let's go, sì, è così. Blur, non te l'aspettavi però, di la verità, non te l'aspettavi. Questo ingresso improvviso. Non me l'aspettavo. Dai, nessuno se lo poteva aspettare. Potevi aspettare chiunque. Ma non me, dai. Che ci sarà un karaoke questa settimana. Bene. Bello, sono invitato? Il Du... Che? Il Duca, Mr. Flame. Il Duca. Il Dulcis in fundo. Ma che cosa, ragazzi? Che... Sotto no, il nome. Il nome. Karen, ma io posso dover per forza mettere qualcosa che copra quelle Milky Tanks giganti? Ma che cosa è successo? Perché sennò la mia chat fa la maiala. Ho fatto... Let's go, Ski, let's go. È così che si fa, porco di Dio. C'è una roba imbarazzante. Mario è la persona più sbagliata nel gioco del calcio. Una roba imbarazzante. Cioè, Mario Sturniolo si muove come se tu prendessi Nzonzi e gli ficchi tre pali nel culo contemporaneamente. Li allarghi e allora hai le movenze di Mario Sturniolo. Una roba pazzesca. Sì, regalo, diceva, vabbè. Jacopo, Emanuele, bentornati. Allora, andiamo a fare un attimo una cosa. La cosa, posso dirti, Babano, la cosa che mi ha... Io stanotte, io queste cose qui, per chi mi conosce lo sa, mi colpiscono talmente tanto, cioè il fatto che ci sia qualcuno, se io sono voglio attaccare una persona, la attacco e poi non me ne frega niente delle conseguenze, no? Succede spessissimo ogni giorno. Recentemente mi ha attaccato, nei giorni scorsi ancora non ho mandato in onda, mi ha attaccato Cesco. Ma che è? No, Nutella 5 stelle. José Angel e Smori sta sende. Lui dove io che cazzo sia? Ma che cazzo è? Ma chi c'aveva un panca, zio porco?
Ma che siamo? Buonasera ragazzi, grazie davvero per tutte queste sub incredibili. Benvenuti e bentornati a tutti quanti. Dov'è l'evento di Final Fantasy VII? In Afghanistan. Una roba incredibile. Sì, dai, anzi, sono molto maturi. È la dimostrazione che sono molto maturi. Guarda, basta che chiedi a uno. Bro, sei mio fan? No. Viva l'onestà. Capito? Cioè, comunque... Ma se vabbè, ma basta che cambi un attimo subito. Bro, sei mio fan? Sì, ha detto più o meno, ha detto più o meno, mi sa. Entra mutato, capito? Deve farti capire, è lui però per esempio... Do di quel tizio di che abbiamo inquadrato io e te mentre guardava i culi così. C'era un signore... Era Joe, era un selfie. Era un selfie. C'era un signore di 50 anni in prima fila, vedeva sti culi e rimaneva così. Ah, sì, ragazzi, lo giuro. L'ha messo pure... Eccolo, 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 eccolo. Ma 50 anni prima fila di stai, magari. Sembra che deve arrivare. Io devo perché a noi non serve. Non si vede il cazzo. Sto pisello gigante. Sì, e io inizio a streamare così. Inizio a streamare solo di profilo così. Ma no, raga, ma sembra che un pisello enorme. Il cazzo, frate, è inutile. Ma che è? No, raga. No, è il pantalone che baggy. È il pantalone che baggy, no. Baggy small. Porco Dio, sì, sembrava che avessi un cazzone gigante. C'ho messa XL, eh? Che cazzo è? Fammi vedere. Non te lo so dire. Zio porco. L. Non sono 1,79 m. Sono alto 1,80 m, ma raga, va bene. 1,79 m. Sono alto L. Sì, sono alto L. È una L. Sono alto L e non ha senso completamente. Ok, questo, punto esclamativo d'olio, comunque c'è il timer, l'ho messo in chat che si spamma ogni tot, quindi spero vi piaccia. Mamma mia, non terribile. Non riderei io fossi te, Simo, che tu anche c'hai un Pokédex bello. No, ma cosa? Vabbè, Timone è il primo, Timone è il primo, vabbè. Io ho sempre pensato, però. Questo è fuori. Una domanda un po' più carina, secondo me. Sì, dici tutto, Giovanni. Sì. Vai, sentiamo la domanda del cazzo numero 3. Sputungo. No, la domanda. Ma che domanda è? Che domanda è? Cioè, è seria. Seguimi. Sì, secondo me è seria. Cioè, se vuoi rispondere seriamente, vuoi buttare in casa. Mamma mia, Bavaro. È quello. Potenzialmente potrebbe pensare che sta palleggiando col su vero. Guarda quanto è uguale. È veramente uguale. È una, guarda, ma anche stupidamente la fisionomia e come si muove. Sì, per 2 secondi. Sì, beh, poi prova a fare 2 palleggi e non gliene viene uno, per carità. Non che Ronaldo ormai si tiene in piedi, però. So pensieri diversi, altre cose, onestamente. Quindi, se volessi elogiarti, posso dire a gran voce più viva voglia, il Duce. Sì. Mi sono rotto il cazzo. È così. Mi avete detto che c'è un video strano del King del Vintage dove usa il meme, usa Burger, che letteralmente è l'unica persona che può effettivamente riportare in voga Burger. Il problema, ragazzi, è che fa troppi... Cioè... 5 negre nella tuta sborbe. Cioè. Ero l'unico, nel senso, non è che la questione era diversa, però il problema di fondo è sempre lo stesso, che poi sfortunatamente, mi dispiace pure perché volevo continuare la conversazione. A me piace tantissimo parlare, io ho sempre parlato con tutti. L'unico con cui non sono riuscito a parlare al tempo fu Marcus Cron, per la vabbè, chi conosce, chissà.